Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video. Ovviamente benvenuti. Niente, la Nikon vuole fare una nuova challenge. Dopo il mio primo episodio dove ho provato la dieta della mia mamma Amazing, oggi mi trovo in compagnia della mia sorella Amazing. Ciao a tutti! E della mia nipotina Nicole, che stamattina sta facendo i capricci, forse perché ha fame. Questo è l'orario del latte. Mi piace mangiare come lo zio. Come ti chiami, sorellina Amazing? Non l'abbiamo ancora detto. Io mi chiamo Serena e ti rubo un po' di follower con l'occasione. Seguitemi su Instagram con il nome Serena Marenduzzo. Vabbè, ad ogni modo, cara sorellina, quanti pasti fai al giorno? Una la mattina, poi pranzo, spuntino, cena e anche prima di andare a letto. Di notte anche, un po' di patatine finché guardo il film. Però la mattina comunque faccio sempre dell'allenamento, quindi anche se sgarro un pochino alla sera, la mattina mi alleno. Quindi la prima cosa che fai quando ti svegli è allattare la Nicole. Poi colazione per me. La Nicole è sazia. Vabbè, stavamo dicendo, quindi appena svegliata la prima cosa che fai? Latte alla Nicole e colazione per me. Sono le ore 9:20 e mia cara sorellina, partiamo con la colazione. Pancake cucinati rigorosamente dal mio compagno Manuel. Per te fa una bella vita come la mamma Amazing. Beh certo, poi mi sono scelta un ferrarese o un emiliano, quindi si mangia di gusto. Cosa sono fatti questi pancake? Lo so io perché li ha fatti ieri sera Manuel prima di andarsene. No, ma lo so. Farina, uova, latte e yogurt fage. Ah giusto, sì. Quindi la tua colazione sarebbe composta da pancake ogni mattino, spalmata la My Protein cioccolata, perché fa fit e no fat. E se voglio acquistare i prodotti My Protein, cosa devo fare? Utilizzate il link di Thomas Hungry, che vedete sempre nelle sue storie. Seguitelo su Instagram, VigiThomas1987. Oppure trovo il link in descrizione al video. Esatto, qui sotto, qui. Poi vedo che usi il latte di riso. Sì, perché sono intollerante al latte. Queste pillole cosa sono? Diet? Certo, mi aiutano a bruciare i grassi. Ne prendo due, uno alla mattina e uno tardo pomeriggio, sera. Vabbè, partiamo con questa colazione. Vai. Vi faccio vedere la dose che usa. Io ovviamente devo replicare, non posso andare oltre. Ma allora morirai di fame oggi. Quindi lei ha usato una dose alquanto generosa. Direi un 30 grammi. Sì, anche perché proteine di media al giorno intorno alle 1000. 1000 grammi proteine. Beh sì, sai fare la dieta. Proviamo a fare un bel focus, sorellina Amazing. Con le mani, Bravo Manuel. A volte ne fa anche di più e poi li mette in freezer. Assaggio il latte di riso per la prima volta nella mia vita. Sì, non è male, sta da riso. Proviamo a fare un bel inzuppamento qui. Ma che spettacolo. Non male la tua colazione comunque. Perché poi devo allenarmi, quindi devo partire bene. Devi avere la carica giusta. Visto che segui la mia dieta, fai anche il mio allenamento, no? Poi vedremo come si allena la mia sorella Amazing, sono proprio curioso. Preparati. Ma mi vuoi parlare della tua carriera sportiva? Carriera sportiva? Ho fatto per 5 anni pole dance e assieme ad alcune amiche abbiamo aperto anche una società, un'associazione. A delinquere? Sì, no. Poi mi sono presa incinta e quindi ho smesso. Oltre alla pole dance, poi comunque mi sono sempre allenata tutti i giorni facendo il TRX. Adoro i dinosauri. Due cose, tre sono importanti della mia vita: i dinosauri, la musica e il ballo. E qui il film balla coi dinosauri. Stavolta hai esagerato con la dose, mi sa, sorellina Amazing. Lo esagero anch'io. Ma se facciamo un bel inzuppamento questa volta in contemporanea. Andiamo. E poi a me fa strano mangiare al mattino, che appunto mangio una volta al giorno, la sera. Oggi pranzo, colazione, cena, spuntino. Mi va di lusso. Spuntone. Poi stanotte ti vengo anche a svegliarti. Quindi ho morso. Pillolina, una la mattina. E poi uno tardo pomeriggio. Refreshing. Questo era fresco. Perfetto, colazione andata, prossimo step. Cambiare Nicole, ma siccome sono ospite ci pensa la nonna Amazing. E noi allenamento. Vabbè, siamo qui pronti ad allenarci. Mia sorella pratica Zumba. La prima mezz'ora Zumba, la seconda mezz'ora strong Zumba. Andiamo sul pesante, ma chi è che ti allena? Il mio amico Tanjo Tanio, non lo so come si chiama. Quante calorie si bruciano con un allenamento del genere? 10.000. 10.000 calorie, ciao. Neanche 100? Ah, un po' di skip, dai. Secondo me comunque se ti metti a saltare a rama è la stessa cosa, però ok. Sì, a quest'ora a me scappa, quindi... Adesso si passa a Zumba Strong. Sei pronto? Spaccare le legne qua adesso. Taglia una buia in due. Taglia.
Un hamburger in due? Ma sai che figo però sto allenamento. Inizia a piacermi. Non mi capisco più, non so cosa sto facendo. Salto di qua e di là, perché la farò. Ok, marcia. Ce l'avevo fatta! Come è andata? Mi metto comodo sul divano? No, no, c'è il defaticamento. Vabbè, mentre tu fai il defaticamento e io vado a fare una doccia, noi ci vediamo a tavola con il secondo pasto della tua dieta. Il mio pranzo! È 1:15. Finalmente, mia cara sorella, è ora di pranzo. Dopo aver dato da mangiare alla Nicole, è il mio turno. Una domanda, sei tu che ti prepari tutto questo popò? Manuel. Vabbè, ad ogni modo, vuoi presentarmi il tuo pranzo? Come primo, passato di zucca e carote con un po' di grana sopra. Come secondo, arrosto di vitello e piselli. Quante calorie pensi di assumere nell'arco della giornata più o meno? 2000. Faremo i conti stasera. 15 grammi di parmigiano cada uno. Senti come si amalgama bene. Vediamo se riesco a fare un bel focus senza sporcare il terreno da battaglia. L'hai detto? Cin cin. Cin. Amazing! Ce l'ha, ma io adoro le verdure. A te piacciono le verdure? No, ed è per questo che faccio tutte queste cose qui, passate, cose così. E allora Manuel ogni giorno mi prepara una passata diversa. Ma gli piace cucinare, ne approfitta. Io sono una mangiona. Ma pensi di mangiare di più te o Manuel? Tra i tre, la Nicole, direi. Ho preso tutto dallo zio. Quanti pasti fa al giorno la Nicole? Nicole ne fa 5. 5 pasti? Ho un'idea. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, facciamo la dieta di mia nipote. Allora sì, che ci sarà da ridere. Mentre tu dai da mangiare la Nicole, mia mamma dà da mangiare a me. Va bene. All'inizio del video, prima di partire, fare un lancio dei dadi. E se tipo viene fuori da una scala da 1 a 12, 10, devo mangiare 10 volte le porzioni di Nicole. Buona idea. E come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, Serena Marenduzzo. Posso fare un saluto? Allora, saluto intanto Manuel e poi voglio salutare una persona che segue sempre i tuoi video, che è proprio appassionato ed è Franz, che tu hai conosciuto. L'amico di Ale, Ale Franz. No! Quante sganassate con quei ragazzi. Nella tua dieta, Serena, integri solo acqua, giusto? Mm-hmm. Non bevi nessuna bevanda zero? Ogni tanto sì, o tè zero o coca zero. Oppure Manuel prepara le tisane. Se mai mia sorella divorzierà da Manuel, prendetevelo perché... Cucina bene e poi canta. Andatevelo a vedere, Manuel Martini. Ho quasi dovuto sponsorizzarmi, non so. Manuel, passiamo al secondo, sorellina. Qui abbiamo un arrosto di vitello, hai detto, con bisi. Cucinato tutto questo dalla mamma Amazing, perché non è che io non faccio niente la mattina e la sera, comunque faccio la mamma a tempo pieno. E Nicole, come sta vedendo in questi giorni mio fratello, porta via molto tempo. Posso confermare. Quindi di solito te a pranzo ti mangi una bella vellutata di carote o qualsiasi altro ortaggio e poi integri con un po' di verdura e carne. Molte volte Manuel compra la carne e poi cucina oppure fa tutto da sé, quindi prepara delle polpette. Quindi Manuel fa il cantante di professione, non ho ben capito. Sì, ha un gruppo, sono composti da 8 elementi, ti saluto tutti e ti seguono tutti. E che musica suona? Un internazionale, quindi un po' tutto. Ma prima di fare la mamma a tempo pieno, cosa facevi di bello? Assistente help desk di primo e secondo livello per l'ospedale. Poi comunque la sera sono sempre andata via con Manuel e l'orchestra. Sono brava, tutto fare, donna tutto fare. Ho notato che bevi pochissima acqua. Sai che un soggetto non allenato dovrebbe bere minimo 2 litri di acqua al giorno? Sì, lo so. Purtroppo io ce la faccio. Hai altri vizi? Sì. Fuma le sigarette. 2-3 al giorno massimo. Mi raccomando, non fumate. Almeno quando ho mangiato con mia mamma avevo un pezzo di pane per fare scarpette, adesso non devo usare mano. Manuel compra la coppia ferrarese. Sai qual è la coppia ferrarese? No. I corni, quelli fatti tipo i due corni che ti sei fatto una domanda perché Manuel ti prende la coppia ferrarese? Quindi per 2 volte a settimana Manuel ti mette le corna, cioè scusa, Manuel ti prende le coppie di ferrarina, di ferrarese, come si caspita coppia si chiamano. Coppia ferrarese e allora ogni tanto lo mangiamo. Dopo c'è sempre il caffèuccio, eh. Va, che bel boccone proteico. Perché la carne è molto importante, bisogna fissare le proteine, eh? Anche perché assume 1000 grammi di proteine al giorno, ho detto. Allora, ultimo boccone. Berla tutta, che è importante. Senti sazia? A soppiena come un uovo. Grazie mille del caffè.
Vieni, amore, cucciolo. Guardala i tatti. Puoi mai piangere Nicole? È stanca? Sì, adesso si ricambia di nuovo il pannolino e si va a fare il riposino pomeridiano. Ah, che bello fare la mamma. Ah, prova a buttarla. Come devo fare per appisolare la signorina? Ci vuole sempre un pochino, vero? Perché è abituato un po' a giocare alle coccole, poi si butta a destra, si butta a sinistra. Andiamo a nanna. Fatti bravi. Io sonno, ma questo mi sa che non è molto sonno. E allora dormiamo per favore, dai. Dai che facciamo le nanne. Prima ci addormentiamo, prima ci svegliamo e prima facciamo una merenda. 2 hours later. Piccolina sveglia, che finalmente è arrivata l'ora di fare merenda. Sono le 5 del pomeriggio e cara mia sorellina, dopo aver dato da mangiare alla Nicole, tocca a noi con la 6 layered, una delle mie barrette preferite. Questa è veramente buona e ve la consiglio alla grande. Che gusto è fresco? Chocolate sundae. Ah, io invece white gold, secondo me è la migliore, cioccolato bianco. Che ne dici sorella, la spezziamo con un bel focus? Andiamo, dai. Guardate che spettacolo. Comunque un ottimo spuntino. Carboidrati con pochissimi zuccheri, ce ne sono veramente poche in questa barretta. E proteine. Mi piaci. Ah, ah. Mi piaci. Ah, ah, ah. Quindi te, dopo aver dato a mangiare alla bambina, ti fai una barretta proteica. Esattamente, tutti i giorni barretta proteica. E poi c'è la spesa da fare. Quindi dopo la barretta si va a fare la spesa. Certo. E con l'ultimo boccone dichiaro conclusa la mia merenda. Vabbè, merenda andata, e ora che si fa? Ti vesti e ti aspetto in macchina. Ed eccoci in macchina, dove stiamo andando di bello, Serena? Stiamo andando a fare la spesa. E lei, signorina, dove si va? In giostra? Innanzitutto, Thomas, se vuoi che tuo nipote cresca fitness, cominciamo a insegnargli l'arte del mestiere. Pesi della Fisher Price, che dici? Della Fisher Price, se mai. Vabbè, quando la mia nipotina avrà imparato l'arte del fitness, lei imparerà l'arte dell'inglese. Sera fitness, signorina. E poi prendiamo il pesce per questa sera. Sera, filetti di platessa alla mugnaia. E nel frattempo mia mamma ha preso la patata. Grazie mamma di farmi sempre felice. 22.07. Chi se paga? Lo zio ovviamente. Poi a posto, andiamo a casa. Direi di no, sai, c'è una tappa fissa da rispettare. Chi è che dice? Aia. Oh, mamma mia, vieni a vomitare comunque, non so come fai a stare calmo. Che miseria, basta. Oh, questo è più rilassante. L'altro mi faceva vomitare. Tanto mia mamma sta guardando se trovo qualche soldo per terra per fare ancora giri, ma questo è l'ultimo. Oh, signor, ti ringrazio, vabbè. Io direi sorellina amazing di vederci a cena, no? Direi di sì. Sono le ore 8:20 e mia cara sorella, finalmente è l'ora di cena. Penultimo pasto della giornata. Beh, devo dire che comunque la tua dieta è abbastanza semplice da seguire. Però sì? Il tuo stile di vita è molto frenetico. Non è semplice stare dietro un bambino. Ah no, soprattutto come la mia che è assai vivace, buonissima ma... Anche perché una volta tornati dal giro pomeridiano... Abbiamo dovuto preparare da mangiare per la Nicole e darglielo. Vabbè, mi vuoi illustrare la cena? Filetto di platessa alla mugnaia e patate cucinate con la friggitrice ad aria. Per mantenere una dieta sana ed equilibrata quindi. Ovviamente la morsa d'acqua e... bruciagrassi, è importante. Bruciagrassi, andiamola subito perché dopo rischiamo di dimenticarcene. Vai mia cara sorellina, assaggiamo questa platessa. Vediamo com'è. Non sembra male. No, è buonissima. Sai che però i prodotti surgelati. Però quando sei a casa cucina Manuel, la prende fresca. Sì. Prendiamo le capesante fresche, totani. Quindi al pomeriggio carne e alla sera pesce. Sì. Oppure Manuel prepara tipo delle cotolette di verdura, anche quelle. Non bevi nulla, devi bere. Non ce la faccio. Vuoi che lo rifacciamo anche domani? Io sabato domani niente. No, mi suppina come un uovo. Dovresti anche, se segui tutta la mia giornata, guardare le serie TV con me. Ah, perché una volta che ti hai fatto il pre-nanna ti metti a guardare le serie TV. E pure vai a letto di solito. Alle 2. Noi andiamo a letto presto in realtà. Però poi ci perdiamo a guardare le serie TV e tutto quello che ci va dietro. E se io ti dico Fisher? Price! Hai imparato. Io in inglese sono brava nei termini informatici, avendo studiato quel ramo lì. Fammi una domanda. Just tell me a Word. Cioè vuoi che ti parli di Word? Di Microsoft Word? Preso dalla mamma, Ah, sì, Ma quindi te hai la giornata di sgarro oppure no? Sì, quando Manuel fa le tagliatelle fatte in casa. Mangio il pane, mangio le tagliatelle fatte in casa, rocoppio ferrarese dentro la Nutella, sì. Avevi fame però?
Vuoi un po' di mie patate? Di solito mangio il tipizzi che è il piatto. Sì, quando lascio là, sì. Allora posso? Quando ci sono i miei avanzi, ma allora sì. Cinci? Sì. Lo dico io allora, con questo ultimo boccone dichiaro concluso anche questo pasto, la mia cena. Mia cara sorellina, anche la cena è andata e ora? Il caffè non ce lo beviamo. E caffettino sì allora. E comunque ricordi che questo è un pre-workout, perché adesso bisogna giocare con Nicole. È inutile che ridi, secondo me l'hai fatta. Quindi andiamo a cambiarla perché è ora del bagnetto. Quando ho finito di schizzarmi, finiamo di lavarla. Mi sa che è un futuro come nuotatrice a te. Penso possa bastare, che ne dice Nicole? Direi che il sciacquo finale può bastare. È stato stronante fare il bagnetto, sai Nicole? Vabbè, dopo il bagnetto l'abbiamo cambiata per un momento del latte. Poi nanna per lei e prananna per me. Sono le ore 10:40 e cara mia sorella Amazing, siamo arrivati all'ultimo pasto della tua dieta. Sì, le mie coccole. E ti coccoli bene? Cereali? Sì. È la tua ossessione? Sì. Pure la mia, siamo di famiglia. Dammi 5. Latte caldo, perché sì, l'abbiamo ricordato questa mattina. No, io l'avevo caldo il latte. Sempre di riso, ovviamente. Vabbè, abbiamo il nostro latte caldo. Un po' qua mi, un po' qua ti. Sì. E poi, visto che hai scelto i cereali Coco Pops, palline, lascio scegliere a te comunque la dose da usare, perché io non so le tue dosi. Dipende sempre da quanta voglia ho. Eccolo qua. Bisogna prima tocciarli bene. Si devono amalgamare per sì, bene con il latte. Più caldo è, più si amalgano, meglio. Pronta? Comincio a amare la tua dieta. Ma dimmi un po', quali sono i tuoi cereali preferiti? Choco Pops barchette. Io invece adoro i Lucky Charm. Li hai mai provati? No. Sono americani, tanta tanta roba. Poi però, in realtà mi piacciono tutti i tipi di cereali, quindi... Ma il tuo pranzo consiste sempre in latte e cereali? Sì, o altrimenti pan piuma con il panistere spalmabile. Si tratta bene, eh? Sì, 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 sì. Adesso ho capito la tua tattica. Mangiare bene durante il giorno per poi sgarare la sera. Maledetta. Ora abbiamo avanzati due a testa. Neanche farlo apposta. Vabbè, ora il latte è cioccolatoso, però comunque senti il retrogusto del riso. Sì. Che non è male comunque, eh? Fantastico, Serena. Secondo te quante calorie abbiamo assunto con la dieta di oggi? 2100, non se ne parla più. Vabbè, io le devo ancora contare i macronutrienti, però ve le metto qui sotto e vediamo se la Serena ha indovinato. Se la Serena ha indovinato, devo fare un pegno io. Se invece la Serena ha sbagliato, fare pegno lei. Decidete voi cosa. Vabbè, Serena, e ora come proseguiremo la serata? Anzi, come proseguirà la serata? Mi vado a lavare i denti, poi pigiama, divano e mi guardo una bella serie TV. Comunque, a tutte le persone che ho ospitato fino ad ora nel mio canale ho sempre chiesto: ma tu guardi i miei video? E loro ogni volta: sì, li guardo. Allora, sai come chiudo i video? Sì, lo so. E poi ce n'è molto. No, vabbè, no, aspetta, io li guardo sempre, sempre, sempre. Prova a chiudere il video. Se volete vedere quanto mangio, cosa mangio e come mi alleno, non mi resta che seguirmi su Instagram. Anzi, amici, siccome la protagonista sono io oggi, seguitemi su Instagram Serena Maranduzzo. Ti ho fregato, eh? Hai fatto tutto. Ninja alla tavola. È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry. 3 hours later. Thomas, è ora del mio spuntino notturno. Svegliati, dai. Ma che ora è? 1:30. Buone, eh? Adesso non mi viene notte. Vabbè.